La battaglia per la conquista della città di Severodonetsk continua anche se nelle ultime ore si registra una ritirata delle truppe di Kiev dal centro, con i russi che tentano l'accerchiamento. Il presidente Zelensky chiede l'invio di armi più moderne, come i sistemi antimissile Iron Dome israeliano o le batterie americane Patriot, e di nuovi sistemi di artiglieria. Intanto il Cremlino conferma l'esistenza di un filo diretto riservato con il Vaticano su una serie di questioni, principalmente legate alla situazione umanitaria in Ucraina.